Ciao a tutti appassionati di storiografia militare e benvenuti nel quartier generale del Serenissimo Venezia 90, con un nuovo video finalmente dedicato ad un'unità navale della Regia Marina Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi oggi vi parlerò dell'incrociatore pesante o Regia Nave Pola, unità navale della classe Zara, costruito dai cantieri navali Otto dei fratelli Orlando di Livorno ed entrato in servizio nel 1932. Il nome Pola è dedicato alla città allora italiana della costa istriana, ex importante base navale della Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine austriaca durante la Prima Guerra Mondiale. Quest'ultimo incrociatore, che fece seguito al Gorizia, fu costruito nel medesimo cantiere e risultò pressoché identico a quest'ultimo. Anche il torrione, a prima vista, dall'aspetto molto diverso, era in realtà strutturalmente identico, anche se tutte le plance risultavano chiuse e le paratie esterne vennero raccordate ai lati del fumaiolo anteriore in modo da formare un blocco unico, con numerosi oblò e finestrature, per cui gli venne subito assegnato il buffo nomignolo di Casa Popolare. Questa soluzione era analoga a quella adottata sul contemporaneo Bolzano, incrociatore pesante della classe Trento, impostato soltanto qualche mese prima. Di seguito vi vado a riportare le somiglianze e le principali modifiche apportate rispetto alla Regia Nave Gorizia. Identico tetrapode, identiche coffa e SDT1, salvo piccole differenze in alcuni dettagli. Del tutto analoga la tuga principale sul livello A, con uguale collocazione del livello B e del fumaiolo. Differenze marginali, scalette, prese d'aria, plancette degli obici illuminanti poligonali anziché rotonde. Presenza di due piazzole posteriormente al fumaiolo per due mitragliere da 40 mm, poi eliminate. Chiusura laterale di livelli con paratie raccordate al fumaiolo, scale d'accesso interne e riduzione del numero e delle dimensioni delle controplance. Diversa collocazione delle zattere di salvataggio tipo Carley. In conseguenza di tutto ciò, le gambe posteriori del tetrapode erano quasi del tutto nascoste, mentre quelle anteriori erano più in evidenza. Diversa forma e finestratura della plancia a comando del livello E, tre elementi di finestratura laterali e tre anteriori più due oblò. Molto evidenti le nervature di sostegno delle piazzole sovrastanti. Diversa forma ed estensione della plancia di livello F. Dalle ali di plancia vennero poi eliminati i proiettori, sostituiti poi da postazioni protette per le vedette. Un solo proiettore da 105 cm venne collocato sul livello H, in luogo delle mitragliere da 13,2 mm ricollocate sul ponte di Castello. Presenza della plancia ammiraglio con finestrature anteriori raccordata con i basamenti semicilindrici delle SDT per la direzione del tiro antiaereo. Bussola magnetica normale collocata su un'apposita piccola piattaforma davanti all'unghia del fumaiolo anteriore. Identiche a quelle della Regia Nave Gorizia, le SDT per la direzione del tiro antiaereo con i loro telemetri ed il pennone trasversale. Identici a quelli del Gorizia anche i telemetri da 5 metri delle SDT1 e SDT2. Differente configurazione delle luci di posizione e delle fanalerie laterali e frontali, aggiunta di un secondo buttafuori di coffa composto da due pennoncini obliqui. Diverse modifiche furono effettuate al torrione del Pola prima dell'entrata in guerra al 10 giugno 1940. Lo spostamento del proiettore e delle mitragliere, estensione della plancia ammiraglio e del relativo parapetto, più adozione di parapetti in lamiera con deflettori d'aria al posto delle battagliole. Passiamo alla protezione dell'incrociatore pesante. La corazzatura dello scafo venne disposta attorno al ridotto corazzato, che comprendeva il centronave con i locali dell'apparato motore e i depositi di munizioni di gruppi di fuoco Prodiero e Popiero, con paratie trasversali corazzate e chiusura delle due estremità. Era costituita su ogni lato da 10 piastre d'acciaio cementato dallo spessore di 150 mm, lunghe 6 mm ciascuna. Inferiormente, ossia in corrispondenza della linea di galleggiamento e per circa un metro sui lati dell'opera viva, le piastre erano 15 dello spessore di 100 mm che man mano si rastremavano sino a 30 mm verso il basso. Lo spessore delle due traverse corazzate a proravia del deposito munizioni Prodiero e a popavia di quello Popiero erano di 120 mm. Il ponte di Castello era protetto orizzontalmente da piastre di corazza da 20 mm e i sottostanti locali del ponte di coperta, a sua volta, avevano uno spessore di 70 mm e si stendeva per tutta la lunghezza del ridotto corazzato per proteggere superiormente i depositi di munizioni e i locali dell'apparato motore.
Le piastre, che costituivano le barbette delle torri dei pezzi da 203-35, avevano uno spessore di 150 mm partendo dall'alto, che nei ponti inferiori si riduceva a valori di corazzatura compresi tra i 140 e i 120 mm. Il torrione corazzato di comando era protetto da piastre spesse 150 mm lateralmente e 80 mm sul cielo, mentre la sovrastante SDT secondaria era protetta con piastre di spessore inferiore. Ci aggiriamo sui 120 e 95 mm sui lati e sul cielo rispettivamente. Infine, da elementi in acciaio dallo spessore di 120 mm, era anche costituita la protezione del condotto cilindrico che scendeva dal torrione corazzato verso i sottostanti ponti e al cui interno passavano le condotte idrauliche del timone, i cavi elettrici del telegrafo di macchina e di altri strumenti e le condotte e di nuovo i cablaggi elettrici che collegavano la SDT secondaria con la centrale di tiro. Altre parti dello scafo erano dotate di leggere corazzature di vario spessore ed il doppio fondo era costituito da una struttura cellulare al fine di ridurre i danni derivanti dalle esplosioni di armi subacquee, come mine navali, siluri o ordigni di profondità. La protezione quindi, per quanto estesa alle sole zone vitali della nave, cioè apparato motore, depositi di munizioni, torrione di comando, centrale operativa e organi di governo, eccetera, era comunque più completa e articolata rispetto agli incrociatori classe Trento, in modo di resistere all'offesa di proiettili da 203 mm anche in ragione delle teorie dell'epoca che ipotizzavano combattimenti tra unità navali in superficie a grandi distanze, confidando in una velocità superiore. Di conseguenza, le percentuali degli esponenti di carico di classe Zara erano nel complesso assai più bilanciate complessivamente e meglio ripartite se confrontate con quelle di Trento e Trieste, i nomi simbolici dell'irredentismo durante la Grande Guerra sul fronte italiano. L'armamento del Pola, nei calibri e nel numero delle armi imbarcate, con l'armamento principale e secondario degli incrociatori classe Zara, ricalcava quello di precedenti Trento, con quattro torri binate dal calibro di 203 mm e otto impianti binati con pezzi da 147. A differenza dei Trento, gli Zara non erano dotati di tubi lanciasiluri. I Trento, però, erano armati con i primi cannoni da 203 mm prodotti in Italia, ossia quelli che erano lunghi 50 calibri modello A 1924 di fabbricazione Ansaldo e realizzati con il procedimento Schneider. Si trattava di armi ad autoforzamento con anima fissa, a culla unica, in una torre binata, con un unico elevatore per le munizioni e vincolate al caricamento con uno specifico angolo prefissato. I difetti più importanti erano individuati dalla cadenza di tiro non elevata e da una notevole dispersione delle salve, problema comune anche nelle corazzate classe Littorio. I cannoni da 203 mm del Pola, di conseguenza anche di classe Zara, del modello Ansaldo 1929 lungo 53 calibri, presentavano invece notevoli miglioramenti, tra cui, pur mantenendo la sistemazione binata in culla unica, cioè elevatori separati per le munizioni e la possibilità di caricamento a tutte le elevazioni. Inoltre, abbassando la velocità iniziale alla bocca da 930 a 900 metri al secondo, fu possibile ottenere una dispersione delle salve più contenuta. I cannoni da 203-53 Ansaldo, modello 1929, che erano l'armamento principale del Pola, erano collocati in torri binate disposte per asse con le torri 2 e 3 sopraelevate e le torri 1 e 4 collocate rispettivamente sul ponte di Castello verso Prora e su quello di Coperta verso Poppa. Il campo di tiro, di 300 gradi complessivi per ciascuna torre, consentiva ampie possibilità di battere bersagli sia in caccia che in ritirata. Nel corso degli anni 30 queste armi furono ammodernate e migliorate, ponendo in essere modifiche e aggiornamenti per ovviare a difetti derivati dalla sistemazione in culla unica, che peraltro portava con sé problematiche difficilmente risolvibili, e dalle complessità del sistema di caricamento che per l'epoca presentava un elevato livello di meccanizzazione. Per i cannoni da 147-8-1931, all'entrata in servizio, gli Zara imbarcavano 8 complessi binati di questo tipo che si potevano utilizzare sia in funzione antinave e antiaerei. Il pezzo da 100 mm riprendeva il progetto dell'ottimo cannone navale della Marina Austriaca del medesimo calibro, con anima facilmente ritubabile e caricabile. Questo a qualsiasi elevazione, grazie al ginocchiello automaticamente variabile in funzione di quest'ultima.
Pur valido nel tiro antinave, nella seconda metà degli anni 30 si trattava di un'arma ormai superata, particolarmente poi nel tiro antiaereo, nel cui ambito venne utilizzato al più per il fuoco di sbarramento anche in relazione alla ridotta elevazione massima, oltre a non disporre di adeguati sistemi per la direzione del tiro. I complessi erano disposti 4 per lato, 2 sul ponte di Castello ai lati del torrione, altri 4, 2 per lato, sul ponte di Coperta, tra i due fumaioli e 2 su altrettante piazzole ai lati del fumaiolo Popiero. L'angolo di tiro era di circa 87 gradi a prora via e a poppa via del traverso per ciascun complesso. L'armamento secondario del Pola era caratterizzato dalle mitragliere di bordo Vickers Terni da 40-39, che all'entrata in servizio i 4 Zara erano dotati di 4 mitragliere singole da 40-39. Si trattava di un'arma a canna rinculante raffreddata ad acqua che sparava proiettili scoppianti a tempo con una portata efficace di soli 4.475 metri, con autodistruzione del proietto e di 7.160 metri portata massima teorica. Il sistema di alimentazione inizialmente adottato non consentiva un ritmo di fuoco superiore ai 50 colpi al minuto, provocando nel contempo frequenti inceppamenti. Solamente attorno al 1930 si poté ovviare con vari perfezionamenti ai principali difetti dell'arma, raggiungendo così nella pratica il ritmo di fuoco di 200 colpi al minuto teoricamente previsto in origine. Lo Zara imbarcava due impianti sul ponte di Castello a prora via della Torre 1 e due sul ponte di Coperta ad estrema poppa. La collocazione di queste armi sull'incrociatore fiume ne comprendeva due sul ponte di Castello ai lati del torrione e due sul ponte di Coperta ad estrema poppa. Sugli incrociatori Gorizia e Pola le 4 armi erano raggruppate in posizione centrale, 2 ai lati del fumaiolo Popiero e altre 2 a poppa via di quest'ultimo. Le Vickers Terni da 40-39, mitragliere ormai obsolete e di scarsa utilità, furono sbarcate nel 1938-1939 o al più tardi nell'imminenza dell'entrata in guerra, per venire poi sostituite dalle più moderne mitragliere Breda da 13,2 mm. Se parliamo dell'impiego operativo del Pola, dal 25 luglio 1940 fu nave di bandiera dell'ammiraglio Angelo Iachino, succeduto a Paladini alla guida della seconda squadra. Il 31 agosto l'incrociatore prese il mare con il resto della flotta per contrastare un trasferimento di navi britanniche da Gibilterra ad Alessandria d'Egitto, operazione Hetz, ma rientrò in porto senza essere entrato in contatto con il nemico. Il Pola si trovava ancorato a Taranto nella notte tra l'11 ed il 12 novembre 1940, quando la base fu attaccata da aerosiluranti britannici decollati da portaerei, ma non riportò alcun danno. Il 27 novembre seguente l'incrociatore partecipò invece alla battaglia di Capo Teulada, finendo sotto il tiro delle unità nemiche, ma senza riportare conseguenze. Il 14 dicembre 1940 il Pola si trovava ancorato a Napoli, quando il porto fu preso di mira da un'incursione di bombardieri nemici. Colpito da 2 bombe, l'incrociatore riportò 55 perdite tra morti e feriti tra l'equipaggio, compreso il comandante in seconda, capitano di fregata Oliviero Diana, ferito gravemente, e vari danni tra cui uno squarcio nello scafo, rimanendo in riparazione poi fino al 6 febbraio 1941. Il comandante rimase il capitano De Pisa ed il comandante in seconda fu sostituito con il capitano di fregata Silvano Brengola. Promosso Iachino alla guida della squadra da battaglia, dicembre 1940, il Pola fu ritrasferito alla prima divisione incrociatori dell'ammiraglio Carlo Cattaneo, in coppia con altre 2 unità della stessa classe, gli incrociatori Zara, nave ammiraglia, e il Fiume. Il 27 marzo 1941 la divisione salpò da Taranto, quindi per partecipare ad una massiccia incursione italiana contro il traffico nemico nel Mediterraneo orientale, azione che portò alla battaglia di Capo Matapan. Per questione di tempo, ragazzi, e la lunghezza del video, le varie missioni del Pola ve le risparmio. Ma non posso risparmiare nel raccontare la sua ultima e tragica uscita in mare nel contesto dell'operazione Gaudo e lo scontro navale appena accennato di Capo Matapan il 28 marzo del 1941, quando, alla sera dello stesso giorno, durante la navigazione di rientro dell'operazione Gaudo, in previsione di nuovi attacchi aerosiluranti, il comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio di squadra Angelo Iachino, ordina una formazione serrata di schermo della corazzata Vittorio Veneto,
danneggiata per siluramento aereo alcune ore prima. La prima divisione, nell'ordine Zara, Pola e Fiume, costituisce la linea di protezione più interna a dritta della corazzata. La più esterna è formata dalla nona squadriglia cacciatorpediniere. Come previsto, l'attacco è condotto al crepuscolo fra le 19.28 e le 19.50 da aerosiluranti Fairey Albacore e Swordfish, gli stessi della famosa notte di Taranto. Alle 19.50 un siluro del tipo Mark 12, avente una carica di scoppio di 176 kg di TNT, colpisce il Pola sulla dritta all'altezza del ginocchio della carena, proprio vicino del locale caldaie numero 4 e 5, senza apparente colonna d'acqua. Ovvio che la nave però ha un forte sussulto. Il locale è immediatamente allagato e per cedimento delle paratie lo sono a prora via i locali della motrice di prora di dritta della caldaia numero 3, mentre a poppa via si hanno infiltrazioni nel locale della motrice di poppa e nel locale caldaie numero 6 e 7, che si ritenevano contenibili se fosse stato possibile azionare la pompa di esaurimento grandi masse. Le caldaie numero 1 e 2 sono quasi illese, ma per non far scattare le valvole di sicurezza, il comandante, capitano di vascello Manlio De Pisa, ordina di spegnerle. La nave si ferma, immobilizzata, in mezzo al mare. Dei diesel dinamo dei due gruppi torri è in avaria quello di poppa, mentre quello di prua funziona regolarmente. Nonostante gli estesi allagamenti, la riserva di spinta è ancora sufficiente con la linea di galleggiamento poco al di sotto del canto superiore della cintura corazzata e senza apprezzabili variazioni di assetto. Le prime misure riguardano il puntellamento delle paratie che delimitano, verso prua e poppa, i compartimenti allagati e la riaccensione delle caldaie numero 8, 1 e 2 per azionare le turbo dinamo e alimentare così la motrice di poppa. Riesce la riaccensione della caldaia numero 8 e pare la messa in funzione di una turbo dinamo e della pompa grandi masse numero 3, ma non della motrice di poppa. Falliscono invece i tentativi di riaccendere le caldaie numero 1 e 2 e la stessa accensione della numero 8 viene sospesa a causa della produzione di fumo, con il motivo che potrebbe tradire al nemico la presenza dell'incrociatore e ciò, nonostante la notte in lune, la convinzione che non ci siano navi nemiche in zona e l'ordine di cessazione del posto di combattimento. Quanto al servizio artiglierie, l'energia prodotta dal diesel dinamo di prua consentirebbe di servire elettricamente le torri 1 e 2 per il solo tiro autonomo, rinunciando però all'illuminazione dei locali inferiori. Due di complessi artiglierie da 147 hanno la manovra di brandeggio incatastata. Inoltre, per un malinteso dato dall'aver scambiato una fuga di vapore della motrice di prua per un principio d'incendio, De Pisa ordina senz'altro di gettare a mare il munizionamento presente nelle riservette, con la conseguenza che i pezzi utilizzabili potranno essere riforniti solo a mano nei depositi. Attorno alle 20.20, non appena avuta notizia del soccorso della prima divisione, sul Pola si iniziano gli apprestamenti per il rimorchio. Alle 22.00 sono avvistate ombre a 1,5 miglio sulla dritta. L'incrociatore Pola è sempre orientato verso ovest, che concordano con la previsione di arrivo della prima divisione navale, ma dalla direzione opposta a quella attesa. Alle 22.25 circa, pensando di non essere stato avvistato dalle proprie navi, De Pisa fa sparare un Very Rosso per attirarne l'attenzione. Pochi istanti dopo, però, le corazzate della Mediterranean Fleet, che si apprestavano ad aprire il fuoco sul Pola, prendono a bersaglio con i loro grossi calibri la sopraggiungente prima divisione e la distruggono nel vero senso della parola. Il Pola vi assiste impotente. Viene nuovamente ordinato il posto di combattimento, ma le possibilità di reazione appaiono minime. Le trasmissioni d'ordini sono inutilizzabili per mancanza di energia. Le quattro torri potrebbero sparare solo con brandeggio manuale e tiro autonomo, salvo allacciamenti di fortuna con la stazione di direzione del tiro notturna. Ma il brandeggio delle torri 1 e la 2 potrebbe avvenire anche elettricamente. Ai complessi di artiglierie da 147, due dei quali in avaria, sono affluite solo poche cartucce. Sarebbe possibile un'azione simbolica, ma questa, secondo De Pisa, oltre che vana, avrebbe attirato la reazione del nemico con gravi perdite fra il personale di bordo. Si astiene anche dal segnalare al comando della squadra quanto accade sotto i suoi occhi. Alle 23.15 ordina l'abbandono della nave e l'autoaffondamento mediante allagamento. Durante queste operazioni, alle 23.45, il Pola è nuovamente scoperto dal cacciatorpediniere britannico Evoque, che
che lo illumina e apre il fuoco, colpendolo due volte e provocando altrettanti incendi sul ponte di batteria a poppa e sulla tuga a centronave. Si desiste dal reagire, essendo la nave in fase di affondamento. Non vi è dunque reazione neppure in questa circostanza. Allagamento e abbandono nave procedono lentamente. Il primo per avarie alle trasmissioni e una temporanea sospensione, il secondo per una certa confusione. Diversi uomini, gettatisi in mare, prima e dopo i colpi sparati dell'Evoc, risalgono per il freddo pungente e vengono confortati con bevande alcoliche e spogliati degli abiti, questo per evitare l'ipotermia. Altri si dimostrarono riluttanti a calarsi in mare, e te credo. Fra le 1.00 e le 2.30 del 29 marzo 1941 si avvicinano i cacciapesanti britannici Greyhound e Griffin e ancora l'Evoc, a portata di voce. Alle 3.25 il caccia Jervis si affianca sulla sinistra alla poppa del Pola, quando la coperta è a circa 1 metro dalla superficie del mare, e trasborda tramite una passerella gli uomini rimasti, che sono 257, fra cui l'ultimo che è De Pisa. Non risulta che nessun inglese sia salito sulla nave, e quindi alcune colorite e sarcastiche descrizioni del disordine a bordo e del penoso stato del personale sono frutto solo di esagerazioni e generalizzazioni. Concluso il trasbordo, il Jervis ed il cacciatorpediniere Nubien finiscono con un siluro ciascuno il disgraziato Pola, che affonda alle 4.03 del mattino del 29 marzo 1941. 328 sono i caduti, quasi tutti dopo essere stati calati in mare. Rispetto agli eventi di Napoli, il Pola diede miglior prova di sé, riuscendo a galleggiare in buon assetto con 3 compartimenti contigui allagati, anche grazie all'opera del servizio di sicurezza che arginò le infiltrazioni nei locali adiacenti, pur questo con scarsità di mezzi di esaurimento. La nave tardò ad immergersi anche dopo l'attivazione delle misure di autoaffondamento e aver ricevuto un secondo siluro. Se fossero riusciti i tentativi a riaccendere le caldaie numero 1 e 2 ancora in buono stato, e se non fosse stata spenta la caldaia numero 8, avrebbe potuto tentare di allontanarsi nel momento fatale quella notte. Il servizio elettrico ed il servizio apparato motore, specie nelle tubulature di alimentazione delle caldaie e per il servizio di macchina, si dimostrarono sempre vulnerabili. Un solo siluro, lanciato da un aereo, fu sufficiente ad estinguere quasi del tutto le fonti di energia sulla nave. Bene ragazzi, io ho finito, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, dite la vostra nei commenti. Siete invitati all'iscrizione del canale, e dal Serenissimo è tutto, arrivederci al prossimo video.